Abbiamo costituito un gruppo di lavoro iniziale sulla base della volontarietà, cioè mi interessa quell'argomento. Si sono presentati ovviamente referente alla salute, si è presentata magari la maestra della scuola primaria che si occupava di sport, si è presentata il referente di sport della scuola media, noi siamo un IC, e per un annetto abbiamo lavorato, come dire, per noi, nel senso che abbiamo cercato di affrontare la redazione del famoso profilo di salute. Il profilo di salute è un documento corposo, è un documento che è in realtà una fotografia scritta di tutto quello che la nostra scuola, proprio come scuola, fa, ha fatto o ha intenzione di poi fare, mettendo in evidenza le necessità. Quindi è qualcosa che trae dati sia ufficiali, per esempio da alcune documentazioni di DORS, altre sulla nostra ASL, per esempio non so, sul numero di bambini sovrappeso, non facciamo l'indagine all'interno della scuola, prendiamo i dati dell'ASL 5 sul territorio, perché più o meno insomma sono quelli. Invece se noi vogliamo avere un dato specifico sulla nostra scuola dobbiamo dotarci di strumenti individuali che possono essere questionari, monitoraggi, interviste, quello che ci sembra più importante per capire dove siamo arrivati. Da noi in questa prima fase abbiamo come dire, cercato di organizzare il gruppetto di scuole che è partito con noi per la prima volta, che erano 5, 6, 7, non di più. Abbiamo fatto degli incontri regolari in cui insieme abbiamo fatto il profilo di salute. Cioè abbiamo creato il profilo di salute confrontandoci in quale modo rispondere alle domande, quali strumenti volevamo utilizzare e quali cose volevamo mettere in evidenza. Quindi è stato proprio uno scambio generale che ha portato ognuno di noi a fare il proprio profilo di salute, no? Dopodiché è intervenuto un cambiamento nella nostra scuola Polo, perché proprio grazie alla formazione La Salute in Gioco abbiamo riflettuto sull'inserimento all'interno del nostro gruppo di lavoro, che può essere il vostro gruppo di lavoro, non è detto che voi, io non sono scuola Polo, quindi non ho quel gruppo di lavoro lì, vado avanti sul volontariato o chiamando quelli che sono più o meno interessati o quelli che sono nominati tipo nobile medievale dalla preside in corridoio, tu ti occupi di quello. No, allora abbiamo inserito gli esperti, tra virgolette, i referenti che ci sono stati indicati proprio dalla formazione. Abbiamo creato un referente per l'educazione stradale che non si occupa solo dei corsi per il motorino alle superiori o dell'educazione stradale vera e propria, coi vigili e così via, ma anche per esempio dei vari progetti pedibus che sono molto interessanti da fare, alla scuola, addirittura alla scuola materna. E poi abbiamo inserito il referente dell'educazione fisica e abbiamo inserito anche due referenti che ci sono sembrati estremamente importanti, anzi fondamentali per la nostra organizzazione, che sono il referente del TOF, perché nel TOF va spiegato molto bene che cos'è far parte della rete SCE. Quindi il referente del TOF deve venire alle riunioni, deve sapere, deve conoscere il profilo di salute e anche la policy, di cui parleremo dopo. E poi abbiamo inserito, sempre per quanto riguarda poi il futuro, quindi la policy, il referente del RAV e del PDM, quindi del rapporto di autovalutazione e del piano di miglioramento.